E ciao a tutti ragazzi e bentornati sulla Diversity 3 nella Survival Branch. Allora, nello scorso episodio eravamo rimasti con un fail assurdo dove avevo perso tutto. Vi avrei detto che ho resettato il branch, infatti l'ho fatto, solo che il creatore quando resetta il branch resetta solo le isole e non i ponti, e quindi i ponti sono rimasti. Va bene, cioè nel senso non me ne frega assolutamente niente, però possiamo fare finire di fare questa situazione qui per finire un attimino meglio questo ponte qua. Allora, so se mi vedete con l'armatura tutta incantata e la spada tutta incantata, è perché nel posto dove ci sono, se volete andare a vedere dov'è, nel Nether, andate a vedere il video precedente, praticamente c'era un enchanting table con una cassa con degli lapislazzuli e delle bottiglie dell'esperienza, quindi ho incantato non al massimo, gli stivaletti sì, i leggings no, non mi è venuto protection 3, la chest plate progetta il protection 4 e l'elmetto fa il protection 2, e questo no, perché sharpness, perché era il massimo che potevo permettermi. E nonostante tutto l'ascia fa comunque più danno. Ma cos'è sta roba? Va bene, non ci preoccupiamo. E dobbiamo fare cose. Dovevamo fare delle cose per questi tizi, e ce li ha resettati giustamente, e quindi ci chiede la bottiglia d'acqua che noi abbiamo. Perché ce l'abbiamo? Perché essenzialmente dovremmo avercela, infatti ce l'abbiamo. Solo che l'acqua è un problema, ma in realtà no, perché là c'è dell'acqua. E quindi niente, cerchiamo di non fare dei fail e prendiamo l'acqua. Dobbiamo praticamente svolgere queste 5 mini missioni per Kumagnet e poi andare nel Nether a fare la situazione. Quindi diamo questa cosa a questo disgraziato, Sotirsti. Non so se la debba prendere. Ah sì, l'ha presa, ok. Water, thank you so much, bla bla bla. E ora sicuramente si sente meglio. Hey, I heard you are looking for the brown wool. Here, give this to Kumagnet and have my thanks to friend. Dammi questo, wrong sand. Funny story, no, bla bla bla. Insomma, è questo che dobbiamo portare a Kumagnet. È uno dei 5 cose che dobbiamo portare a Kumagnet. Bene, il primo ce lo riabbiamo. Però io farei un'altra cosa. Farei una chest qua, dove si mette questi cosi. Bene, allora andiamo adesso. Volevo fare un'altra cosa. Volevo avere del carbone, ma chiaramente non ce lo possiamo avere per illuminare quest'isola qua. E con la magia del taglio abbiamo aspettato e fatto passare la notte. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essenzialmente raccogliere un po' di cobblestone, magari non da qui, ma da qua. Dobbiamo prendere esattamente 8 per fare una bellissima e simpaticissima amica fornace. Ci mettiamo dentro questo, e ci mettiamo dentro questo, e sempre con la magia del taglio abbiamo 32 torce da poter utilizzare. Questa la depositiamo. Io ho raccolto anche della cobblestone, quindi mi sono fatta degli slab per costruire l'altro ponte. Ole, quindi tappezziamo di torce quest'isola. Ok, abbiamo tappezzato di torce quell'isola, che è una cosa che volevo fare perché è tipo una delle isole principali, se non quella principale. Adesso andiamo, anzi bisogna andare, tanto quest'albero non l'ho abbattuto, ma in realtà poco mi importa, da quella.
Costruiamo il nostro ponte sul quale non può spawnare nessuno perché l'ho piazzato sulla metà inferiore del blocco. Siamo quasi arrivati. E siamo arrivati. Ci basta una palla di neve, in teoria. Non mi ricordo cos'è che mi serve, quindi ne prenderemo per sicurezza un po'. E quest'isola, in quest'isola c'è un igloo dentro il quale può spawnare effettivamente qualcuno. Fornace, c'è qualche segreto secondo me. Infatti. No, mettiamolo qua. No, aspetta, perché poi non può risparmiare nessuno. Allora andiamo giù, ragazzi, e vediamo che cosa si nasconde qua sotto. In teoria ci dovrebbero essere delle cose. Moesh, oh hi. Just thinking about I used to have a pet cactus. She died. Ok. Che dovrei fare? Ah, devo portargli un pezzo di cacca. C'è una mela d'oro qua. Bello. Bella per te. Qua c'è un zombie villager. Ma questo villager ha scambi interessanti oppure no? 39 cosi per uno smeraldo. 10 cosi per uno smeraldo. Ok, quindi non ci interessa. Splash Potion of Weakness. Che giustamente è qui, direi. Potremmo già curare effettivamente questo villager. Potremmo farlo. In teoria si fa così. E poi così. Dobbiamo aspettare circa 4 minuti. E quindi niente. Taglio. Ok, ragazzi, stavo purificato questo villager. E ha degli scambi ancora più penosi di questo. Quindi era meglio forse non farlo. Sì. Ma ormai l'abbiamo fatto e quindi non ci importa. L'unico problema che c'è è che è notte fuori. Allora, questo tizio, non mi ricordo cosa. Ah, un cactus voleva, giusto. Quindi andiamo a prendergli un cactus. E inoltre, prima di ritornare a prendergli il cactus. Intanto prendiamo un cactus. No! Pericolo! No, ok. Come ho fatto a spawnare da laggiù? Ma stiamo scherzando? Posso capire spawnavano nel coso della giungla, ma qua, Dio buono. Ok, questo lo possiamo anche volendo uccidere. No, ok, ce l'abbiamo fatta. Vorresti. Ma porca puttana, ma quanti cazzo siete? Oh, state un po' calmi, eh. Non mi date fame, bastardi. Voglio ottenere un cactus, grazie. Perfetto, abbiamo il cactus. Adesso torniamo essenzialmente indietro. Potremmo anche fare così, effettivamente, che è più comodo. E andiamo anche qua, nell'isola della giungla, perché essenzialmente, a parte che c'è un casino di gente. Perfetto, quindi vediamo. Allora, era questo tizio che mi sembra voleva le palle di neve, o comunque qualcosa con la neve. In teoria, so this is what snow feels like. I'll just put this away for safekeeping. Ok, ma dammi il coso. You've earned my trust, please give this to Kumagnet, bla bla bla. Cool. Ok, questo dice cool. Va bene. Che tra l'altro è un easy demon di Danceman che io ho finito. Corri, 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 corri,
In teoria ci mancano solo due isole. Tiè. Wait, what? You are giving me a new friend? Thank you, I'll tell Humanet about you. Grazie, caro. Però mi servirebbe il libro. Here, take this and show it to Q. Thank you so much. Grazie. Come si chiama? Pretty Sharp. Non ci interessa, però va bene.
E tra l'altro la neve direi che la possiamo anche buttare in teoria, visto che credo non ci serva più a niente, però per sicurezza non farò un cazzo. Andiamo all'isola dei funghi, ragazzi. Anzi, prima di andare all'isola dei funghi non voglio perdere niente, e per questa ragione poserò essenzialmente tipo tutto quello che non mi serve qua. Quindi posiamo questo e posiamo queste altre cose. Servirebbe dei ragni. Non ci voglio arrivare così là. Posso arrivare così? Sì. Vai, iniziamo a costruire. Ok, me ne mancano un po'. Vado a farmarne un po'. Ok, vediamo se questi bastano. Vediamo se questi bastano. Spero di aver piazzato bene le torce per fare in modo che non spawni essenzialmente nessuno. C'è già una mucca che mi rompe i coglioni. Noi illuminiamo tipo qualsiasi cosa all'esterno. Questo è già qui fuori. Ok, qua dentro che cosa c'è? Got any melons? I meloni non ce li ho, sai. Però li posso andare a prendere dalla cosa della giungla, quindi non vedo perché non farlo. Ah, ok, va bene, non ce l'abbiamo, quindi possiamo fare un'altra bella cosa. In teoria. No! Porca troia! Va bene. Ci rivediamo qui con la roba. Ok, ci risono, va bene, va bene. Ora, sperando di non morire, qua non ci deve spawnare nessuno. Allora, qua ci sono dei ragni che sono buoni perché ci potrebbero dare le stringhe. E infatti, 2 ragni, 3 stringhe, troppo forti. Grandi ragni. Stima totale. Stima totale. Allora, craftiamoci un bel archetto. Yes. E poi andiamo chiaramente dal tizio che vuole il melone. Però non so se vuole la melon slice o vuole il melone completo. Noi proviamo a dargli il melon slice, se no. E infatti ho fatto bene. Perché ho fatto bene? Voleva il melon block e non il melon slice. Va bene, non è un problema. Facciamo subito. I need the entire thing. Oh mio Dio. Ok. Contento adesso? Spero di sì. Tiè. Perfect. Yeah, dammi il libro di merda, vai. Grazie. Come si chiama? Melon Wars, va bene, complimenti. E ci manca l'ultima, fottutissima, isola. Ok, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Ok, siamo arrivati, ragazzi. Vediamo che cazzo bisogna fare qua. C'è una caverna, quindi... Ok. Ci sono delle cose particolari. Dov'è il tizio che cerchiamo? Dovrebbe essere qui da qualche parte, infatti è qua. Ok, che devo fare? Ah, gli devo craftare una torta, sei serio? Ha detto è il mio compleanno, quindi gli devo craftare una torta. Craftiamogli una torta a questo cristiano. Allora, mi servono, attenzione, 3 secchi, quindi 9 di ferro. Che cazzo li prendo 9 di ferro, scusate? Mi serve un uovo, che è qua, che culo. Mi servono 2 di zucchero, quindi mi servono... queste. 2 di zucchero. Mi servono 3 di grano e 9 di ferro. Ferro so dove prenderlo. Il problema è quanto ce n'è. Allora, c'ho la torta. Tiè, grazie. My birthday. No, aspetta, ma quello di prima l'ho perso? Spero di no. Spero di no. Se l'ho perso male.
Se l'ho perso è un casino. No, non posso averlo perso quello di prima. Dimmi che l'ho messo nella cesta, per favore. No, non posso averlo perso. Mi rifiuto di averlo perso. Ok, meno male. Quindi adesso abbiamo tutti questi 5 e non dobbiamo morire. Ma in teoria non dovremmo morire. E andiamo qui. Ok, morta la strega. Andiamo qua. Sì, ho aiutato tutti i tuoi amici. Dammi la lana marrone. Come si fa ad aiutarla? Qui devo dargli tutti i libri, bene. Dammi la lana marrone, grazie. Dovremmo aver finito il survival branch. In realtà sì, caro. Davvero? Così a caso? Boia, grazie. Wildlife Protector. Complete the branch without destroying the single moth spawner, ma tanto. Questo non ci speravo. Ci manca il puzzle, il parkour e l'escape, ragazzi. Vediamo un po' il completamento della lana survival. L'unica lana fatta senza Magic Kaito. Quelle altre le farò tutte con Magic Kaito. Ripeto. E boomalo! Yes! Bene! E niente, ragazzi, per questo video è tutto. Vi ringrazio per avermi al prossimo video con Magic Kaito di questa diversity 3. Lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi. E ciao a tutti!